miracolizzato dopo sono miracoli straordinari. Il primo, sappiamo, una guarigione improvvisa di un chierico, Giuseppino, ad Armeno, un miracolo che ha avuto fatica ad essere anche visto nella sua luce giusta, ma poi è stato riconosciuto al tempo. E poi questo strepitoso miracolo di due bambini del Perù guariti improvvisamente, senza medicina, senza niente, quando erano moribondi per una polmonite gravissima dei due fratellini che poi erano presenti 10 anni fa in Piazza San Pietro e che anch'io ho visto presenti e sono andati anche a salutare il Papa. Allora, io credo che la seconda cosa sia proprio questa di chiedere veramente la sua intercessione, non solo perché ha compiuto questi due miracoli, ma perché i santi sono i nostri protettori in cielo, perché i santi sono coloro che ci aiutano a guardare a Gesù e possono veramente pregare per noi, se noi ci affidiamo con confidenza, con fiducia e con fede, solo che noi qualche volta preghiamo un po' bla 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 e non riusciamo a metterci il cuore per imitare e sintonizzarsi con la loro santità. Ma il terzo frutto che io veramente porto anche qui sull'altare della mia preghiera è che il cammino spirituale delle due diocesi del Beato del Santo di San Giuseppe Marello, cioè la diocesi di Asti e di Acqui, i loro programmi spirituali sotto la guida dei loro vescovi, questo cammino porti veramente frutto secondo i desideri dei pastori che insieme ai loro collaboratori programmano, ma poi hanno anche il desiderio di vedere la consolazione di un certo frutto delle loro fatiche apostoliche.